Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Un video che vuole essere una ideale lezione digitale, ma in realtà vuole essere un viaggio in cui ho il piacere di accompagnarvi per mano alla scoperta delle radici della tecnologia moderna e dell'informatica moderna di cui tutti ci serviamo. Ebbene, non occorre andare molto lontano, perché non serve infatti andare all'estero. Ma basta spostarci con gli occhi, ma anche fisicamente, in Piemonte, nella città di Ivrea, che custodisce in questo splendido edificio che vedete alle mie spalle, Villa Casana, le testimonianze custodite e commentate dall'associazione Archivio Storico Olivetti. Ricordate bene questo cognome, perché è un cognome a cui dobbiamo l'ideazione, la commercializzazione del primo vero computer da tavolo al mondo. Altro che Apple o altri marchi più tendenzialmente associati all'estero. Guardate, intanto vi mostro come fotografia di repertorio una bacheca interna di Villa Casana, ma poiché ho avuto l'emozione di visitare proprio di recente l'interno dell'archivio storico Olivetti, ecco qui che vi vado a mostrare alcune fotografie, questa volta scattate completamente di mio pugno. Ebbene, eccolo qui, signori, il protagonista. Lo avvicino a favore di camera. Questo che state vedendo non è un registratore di cassa, ha una forma solo in apparenza curiosa, ma nella realtà state vedendo un cimelio. Vi parlo del P di Palermo 101. Questo lo possiamo considerare a buon titolo il primo computer da tavolo al mondo. La grande azienda Olivetti, sviluppata, diciamo fatta nascere ancor prima di Adriano Olivetti da suo papà Camillo, era un'azienda, pensate, che aveva un concetto totalmente nuovo di sviluppo tecnologico, poiché partiva dall'idea. Poi assemblava quindi la fabbrica, il concetto di fabbrica, consentiva proprio di assemblare, montare le componenti necessarie per poi mettere in vendita un prodotto a seguito di numerosi test. Non prodotti sterili, nudi, ma prodotti che strizzassero anche l'occhio al gusto estetico. P101, ve lo ripeto, detta anche la perottina, perché questo che consideriamo appunto il primo computer da tavolo al mondo, è stato ideato, diciamo stilizzato, no? Concepito dall'ingegner Perotto, altra figura poco conosciuta a cui dobbiamo questo. Qui, ragazzi, ragazze, ma mi rivolgo anche ai colleghi e agli adulti, stiamo parlando di un computer che nella realtà è stato esposto anche al MoMA, quindi al Museo d'Arte Moderna a New York. Ebbene, guardate ancora un ulteriore elemento, un cimelio custodito proprio nell'archivio storico Olivetti. Questa calcolatrice, quasi dallo stile così un pochino aeronautico, è la Divisumma, una calcolatrice che non doveva nascere solo per fare un semplice calcolo. Pensate alle calcolatrici da tavolo che noi abbiamo tuttora. Ecco, qui in realtà il prodotto doveva essere un prodotto concepito per essere solido, utile, duraturo, ma soprattutto è la visione di Adriano Olivetti ad essere veramente rivoluzionaria. Adriano Olivetti, permettetemi un ardito paragone, è stato per il suo tempo. Adriano Olivetti nasce nel 1901 e muore durante un viaggio verso la Svizzera nel 1961. Quindi badate bene, siamo in una fase che scavalca anche la conclusione della Seconda Guerra Mondiale e in quegli anni un imprenditore che si occupava di innovazione, ma che si occupava anche di benessere dei propri dipendenti, del senso di comunità e non solo, era veramente un rivoluzionario. Tanto che Adriano Olivetti è stato anche politico, saggista, scrittore dunque, imprenditore e molto altro. Guardate, per esempio, ve la mostro in verticale, queste sono sempre foto mie. Ringrazio il presidente, il dottor Gaetano Di Tondo dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, che mi ha dato modo di toccare sostanzialmente con mano e immortalare quanto state vedendo.
Guardate che meraviglia. Valentine, cioè Valentine, e voi direte, è una macchina da scrivere rossa. E no, no. Prima di P101, primo computer da tavolo al mondo, Olivetti è stata come azienda naturalmente celebre per le macchine da scrivere. Ma chi avrebbe pensato all'epoca a una macchina da scrivere che strizzasse l'occhio al pubblico femminile, fosse un oggetto di design? La Valentine lo è stata e tuttora lo è. Una macchina da scrivere che addirittura aveva una sua custodia, una sorta di cappello che consentiva agevolmente di trasportarla. Vi ripeto, tutto questo è storia della tecnologia moderna ed è storia del nostro paese. Ecco perché ritengo così importante, anche con video come questi, raccontare tutto ciò nelle nostre scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, probabilmente questo susciterà anche ricordi, nostalgia, aneddoti da parte degli adulti. Guardate questa foto che ho il piacere di mostrarvi e che mi ha molto colpito, la metto ancor più a favore di camera. La storia sostanzialmente dei computer, perché P101, che sostanzialmente possiamo datare, no, come commercializzazione tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, è stato il primo computer da tavola al mondo. Attenti bene, l'ha utilizzato anche la NASA per effettuare i calcoli necessari alla missione Apollo 11. Parliamo di allunaggio, parliamo dell'uomo sulla Luna. Pensate anche a quanto la figura di Olivetti, uomo ed azienda, si leghi ad eventi epocali per la nostra storia. L'allunaggio, pensate un pochettino, ora per noi è normale, no, sentire parlare di imprenditori molto facoltosi che tentino, ecco, il viaggio spaziale, ma allora era veramente un sogno. Inoltre, guardate, guardate come in realtà Adriano Olivetti non si occupasse in verità solo di tecnologia, ma strizzasse di fatto l'occhio anche all'arte e alla cultura. Li vedete, no? Questi quadri, voi penserete. Eh no, no. Questi sono manifesti pubblicitari dell'epoca che accompagnavano gradatamente l'evoluzione dei dispositivi Olivetti. Vi leggo solo, splendidi, alcuni dei motivi affissi alle pareti che accompagnano la visione di questi manifesti e ci raccontano della gigantesca figura di Adriano Olivetti. Cultura del cambiamento, forma e tecnologia, apertura sul mondo. E ancora, guardate, questi non sono manifesti ma sono opere d'arte, li rimetto a favore di camera, eccoci qui. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Vi parlo di visione del futuro, ricerca e libertà creativa, intelligenza che innova, coscienza sociale. Cominciamo a renderci conto che la tecnologia non debba essere qualcosa di freddo, di sterile, ma debba essere qualcosa con un'anima. Ripeto, in noi deve albergare anche l'orgoglio di aver contribuito alla nascita di tutto questo. Mi permettete l'ardito paragone? Adriano Olivetti è stato lo Steve Jobs anni ed anni prima. Vi faccio capire, insomma, qua permettetemi un pizzico di orgoglio. A testimonianza del mio non raccontarvi bugie, comprenderete l'abbigliamento estivo e me ne scuso, mi trovo in questa foto che è scattata appunto da me, quindi non vi racconto, ecco, frottole, accanto all'esemplare smontato del P101 che si trova esposto, visite da prenotare su appuntamento, presso l'archivio storico Olivetti, curato con amore e gestito dalla omonima associazione. Ebbene, queste figure, nonché l'azienda in sé Olivetti, ecco la genesi di Olivetti, ci fanno in qualche maniera pensare che l'Italia, con il suo bagaglio di cultura, di scienza, di ricerca, abbia contribuito in maniera determinante a che cosa? All'evoluzione non solo del nostro paese, ma potremmo azzardare a dire anche dell'intera Europa. La tecnologia è importantissima per gli sviluppi, no? E per le evoluzioni del nostro tempo. Di contro, ricordiamoci che
la tecnologia priva dell'intelletto e dell'ausilio del ragionamento dell'uomo è vana. Ed allora questo è il messaggio che io ho il piacere di trasmettere a voi e il messaggio che confido poi vedrete, ascolterete in questo anno scolastico nelle vostre classi. Intanto mettete, come dire, in cantiere, in condizioni di sicurezza, segnate in agenda di farvi portare o di recarvi ad Ivrea a vedere quello che resta, è un edificio veramente imponente, della fabbrica della Olivetti di Adriano e di suo papà Camillo ancora prima. Recatevi a Villa Casana, sede dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, a osservare veramente con interesse queste testimonianze. Perché, e vi saluto con questa massima ed osservando ancora queste belle foto, no, che conservo anche nel mio cuore, che il nostro futuro è determinato senza dubbio dal nostro agire nel presente, ma anche dalla memoria del passato. Non siamo nulla, lo dico soprattutto a voi più giovani, non siamo nulla se non sappiamo guardare indietro, traendo da ciò che ha alle nostre spalle il meglio per orizzonti futuri che ancora ci attendono. Ed allora diciamo grazie ad Olivetti, grazie alla figura gigantesca di Adriano Olivetti e grazie in questo caso anche all'Associazione Archivio Storico, al suo presidente, il dottor Gaetano Di Tondo e a tutti coloro che si adoperano a vario titolo perché la memoria del nostro paese continui ad essere un meraviglioso scrigno da scoprire. Ancora un grande saluto a tutti e a tutte voi da Andrea Cartotto. A presto!